Ben trovati a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sulle attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Nell'ultima seduta l'organo legislativo regionale si è occupato, dopo aver già rinnovato l'ufficio di presidenza, di rinnovare anche le cariche delle commissioni. Eccole nel dettaglio. Sono state rinnovate le cariche istituzionali delle sette commissioni permanenti del Consiglio regionale al termine del passaggio di metà legislatura. La prima commissione, Affari istituzionali, Programmazione e Bilancio, ha votato all'unanimità la conferma del Presidente Giacomo Bugliani, della Vicepresidente Elisa Tozzi e della Vicepresidente Segretaria Valentina Mercanti. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come Presidente di Commissione per questa seconda metà di mandato, una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima Commissione, prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima Commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio ai documenti di economia e finanza, ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra Regione. Devo dire che sono particolarmente soddisfatta della riconferma vicepresidente, segno che in questa Commissione abbiamo cercato per quanto possibile di trovare dei punti d'incontro e un equilibrio anche nell'ambito di quelle che sono diciamo, le attività che caratterizzano il nostro lavoro. La nostra Commissione è una Commissione che si occupa di atti finanziari, di tutto quello che è poi la legislazione in generale. Riuscire a trovare un equilibrio un metodo di lavoro è molto importante anche perché questo segna anche l'efficienza. Della, della Commissione. La seconda Commissione Sviluppo Economico e Rurale ha confermato all'unanimità Ilaria Bugetti presidente, Vittorio Fantozzi vicepresidente e Mario Puppa vicepresidente segretario. Assolutamente soddisfatta per questa riconferma, eh, sarà un lavoro importante per i prossimi due anni e mezzo. Un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte, che sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema del sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. È il secondo tempo di una partita giocata all'insegna del coinvolgimento e della condivisione. Non sono mai mancati gli spunti critici ma sono sempre stati propositivi. Questo dobbiamo ringraziare l'ufficio di presidenza di questa Commissione, la Presidente Bugetti e lo spirito collaborativo di tutti gli altri componenti della Commissione e l'obiettivo ora chiaramente è cercare di fare il punto su quelle che sono le sfide più importanti eh, di questo mandato per tutti i toscani. La terza Commissione Sanità e Politiche Sociali ha confermato con voto unanime Enrico sostegno alla presidenza. Andrea Ulmi, vicepresidente e Andrea Vannucci, vicepresidente segretario. Sono molto contento, abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà de della legislatura regionale, quel lavoro degli stati generi della salute. Ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica e quindi. Eh, ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura sono contento insomma, che tutta la commissione e il consiglio regionale tutto abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'ufficio di presidenza tutto abbiamo fatto abbiamo lavorato bene in questi due anni e mezzo per quanto mi riguarda eh, faccio il vicepresidente quindi sono il rappresentante dell'opposizione all'interno di quella che è la commissione forse più significativa della regione, cioè quella sulla sanità, gli affari sociali e lo sport. Sono onorato di, fare questo, di avere questo ruolo e mi impegnerò come ho fatto fino adesso. La quarta commissione Territorio, Ambiente, Mobilità e Infrastrutture ha votato all'unanimità la conferma della presidente Lucia De Robertis, del vicepresidente Alessandro Capecchi e del vicepresidente segretario Cristiano Benucci. Ringrazio il presidente per la proposta e i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico, ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi due anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi. prima fra tutti, il piano dei rifiuti che ci vedrà in. Impegnati in, in sede di audizione, di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma, con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. In qualità di vicepresidente continuerò ad occuparmi di temi a me cari, dall'assetto del territorio all'ambiente, allo sviluppo delle infrastrutture. Abbiamo grandi temi che ci aspettano, in modo particolare attualmente il piano dei rifiuti e continueremo a lavorare, naturalmente ciascuno dalle proprie posizioni come abbiamo fatto fino ad oggi per due anni e mezzo fino alla fine della legislatura e sono per questo orgoglioso e contento di portare avanti questo lavoro. La Quinta commissione Istruzione, formazione, beni e attività culturali ha confermato all'unanimità Cristina Giachi alla Presidenza, Luciana Bartolini, Vicepresidente Segretario, e Maurizio Sguanci, Vicepresidente Segretario. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi due anni e mezzo, abbiamo avviato gli Stati Generali della Cultura in Toscana che si stanno avviando alla fine. Insomma è stato un periodo denso di ehm, scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale che a volte sfugge eh, ai più per le dimensioni e per l'importanza eh, di questa quota di lavoratori e, e devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. Quindi due anni e mezzo di lavoro intenso per un settore che riteniamo sia strategico per le politiche regionali. La Commissione di controllo ha votato all'unanimità la conferma del Presidente Alessandro Capecchi, del Vicepresidente Andrea Pieroni e della Vicepresidente Segretaria Silvia Noferi. La Commissione Controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale. Una commissione che si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza fra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente, ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della Giunta e dei dirigenti e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè delle tante tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. Mi fa piacere ovviamente continuare il lavoro la Commissione Controllo che rappresenta uno strumento utile anche per tutto il Consiglio regionale per approfondire ecco, quegli aspetti di coerenza fra l'azione amministrativa del Governo regionale e gli strumenti e gli atti di pianificazione e di programmazione che invece sono propri dell'Aula e dell'Assemblea dell Consiliare. Voto unanime infine anche per la conferma dell'ufficio di presidenza della Commissione politica europea e relazioni internazionali, il presidente Francesco Gazzetti, il vicepresidente Giovanni Galli, la vicepresidente segretaria Anna Paris. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa Commissione e eh, la cosa più importante, alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti, è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra Commissione, un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo eh, costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Siamo decisamente molto felici di questo percorso, di questo cammino, abbiamo già fatto delle cose interessanti. Non hanno l'ultima quella che è l'incontro che a fare, andremo a fare fra qualche minuto, per cui il futuro che cosa? Cercare di far capire e magari di allargare la platea di coloro che sono un pochino più scettici sul discorso dell'Europa, cercare di essere, di essere più vicini ai giovani, più vicini soprattutto alle, alle scuole, per cercare di aprire ancora di più quelle porte che sono fino ad oggi troppo chiuse nelle delle istituzioni e far eh, allargare proprio tutta la conoscenza di quello che dovrà essere il futuro di questa Europa. Il Consiglio regionale ha ricevuto nella sua sede di Firenze l'attivista georgiana Nana Malaschia a cui è stata anche consegnata una targa. Il Consiglio regionale ha ricevuto l'attivista georgiana Nana Malaschia nell'ambito delle giornate dell'Europa. Ad accoglierla il Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo e il Presidente della Commissione Politica Europea e Relazioni Internazionali Francesco Gazzetti che ha voluto questa iniziativa insieme all'Ufficio di Presidenza. Durante l'incontro è stata consegnata a Nana Malaschia una targa del Consiglio regionale. Nel dargli il benvenuto il Presidente Mazzeo ha definito Nana Malaschia il volto simbolo delle proteste contro la legge filorussa sulla trasparenza dell'influenza straniera. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato, emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tante altre ragazze, insieme a tanti altri ragazzi, la Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. Questo per noi rappresenta il modo per, mi verrebbe da dire semplicemente, eh, dire alla signora Nana che abbiamo visto quello che è accaduto in quella piazza, che abbiamo visto il gesto che ha compiuto e che non ne siamo restati indifferenti. Noi non vogliamo odiare nessuno, noi vogliamo però ovviamente evidenziare che ci sono dei valori e ci sono ovviamente dei principi che devono essere rispettati ovunque. Penso che già la mia presenza qua oggi è un segnale di sostegno da parte dell'Europa. Come popolo georgiano stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia e dobbiamo so sorpassare tantissimi ostacoli. Uh, come paese e stiamo uh, forti per, uh, ne, nella nostra lotta. Non è solo la nostra scelta come popolo, ma proprio l'idea storica nostra della Georgia come paese di integrarci nell'Unione Europea. E nonostante la difficoltà che abbiamo, nonostante gli ostacoli che continua a metterci la Russia, continuiamo con tutta la nostra forza che abbiamo a combattere e cercare in ogni, ogni modo. integrarci nell'unione europea. Questo è un'eroica idea. Gaufdet europuli ojaxis ts'evri. La lotta per i valori europei per la libertà e la democrazia continua naturalmente con il sostegno del popolo europeo. Raďkám vám, že to je mých dáčerit. Gli studenti sono stati protagonisti di un appuntamento organizzato dal Parlamento regionale degli studenti che ha focalizzato l'attenzione sul rapporto purtroppo tra violenza e mondo dello sport giovanile. L'iniziativa era dal titolo Violenza fuori gioco. La Presidente del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, Maria Vittoria D'Annunzio, è intervenuta all'evento organizzato dal Parlamento regionale degli studenti della Toscana al Cinema La Compagnia di Firenze contro la violenza dal titolo Violenza in fuorigioco. Riuniti esperti del settore, rappresentanti istituzionali e studenti provenienti da diverse scuole della Regione. Questa mattina abbiamo deciso di dare questo spazio a diversi ospiti che interverranno sul tema della violenza psicofisica negli sport. Infatti l'evento di oggi si chiama Violenza in fuorigioco e darà spazio ai ragazzi di intervenire e di parlare proprio di questo tema che soprattutto nell'ultimo periodo ha suscitato molto scalpore eh, rispetto ai diversi abusi subiti da ragazze e ragazzi di ogni età nel, nella, nelle discipline sportive. Il nostro impegno come giovani è questo, noi vogliamo che lo sport sia un luogo di svago, un'esperienza sana e non certo di violenza. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.